lo crocifiggono assieme a crudeli assassini. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. I soldati, dopo essersi divise le vesti, non potendo dividere la tunica, la estrassero a sorte. Così si adempiva la scrittura. Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Il popolo sta a vedere, mentre i capi lo scherniscono dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se veramente è il figlio di Dio, il suo eletto. Se sei re dei giudei, salva te stesso. Anche uno dei malfattori appesi alla croce lo insulta. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro condannato lo ammonisce. Neanche tu hai timore di Dio. Benché condannati alla stessa pena, noi giustamente riceviamo quel che meritiamo per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Stanno presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa, Maria di Magdala e Giovanni, il discepolo che egli amava. Donna, ecco tuo figlio. Ecco, tua madre. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa è ormai compiuta, dice: osserva. Vi era un vaso pieno di aceto. Pongono perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostano alla bocca. Quando sarò innalzato da terra, guarderanno tutti a me. In questa speranza riposa il povero, muore l'innocente, si riscatta il dolore. Quanti cuori anelanti a semplici gioie, quante vite protese alla luce del giorno sono spezzate. La condanna pesa sugli intesi. Nelle tue mani consegno il mio spirito.
appeso a due travi, tra cielo e terra, sul Calvario, muore il Salvatore. Quanto accadeva, un centurione esclama: veramente costui era il figlio di Dio. Anche la folla, accorsa per vedere questo spettacolo, ripensando ai fatti accaduti, se ne torna percuotendosi il petto. Siano spezzate le gambe e quindi portati via. Venuti da Gesù e vedendo che è già morto, non gli spezzano le gambe, ma uno dei soldati gli colpisce il costato con una lancia e subito ne esce sangue e acqua. Arimatea, discepolo di Gesù, occulto per timore dei giudei, chiede e ottiene da Pilato di prendere il corpo di Gesù. Egli, insieme a Nicodemo, altro discepolo di Gesù, schioda il corpo esanime del divino suppliziato e lo adagia sul grembo dell'addolorata madre.